Bentrovati, dedichiamo questo spazio alla presentazione di un incontro dal titolo Condominio OK che si svolgerà mercoledì 18 ottobre a Berbenno, in provincia di Sondrio, a partire dalle 13.30. Durante l'evento degli esperti illustreranno al pubblico le soluzioni migliori per rendere le abitazioni meno dispendiose e più confortevoli. Ciò è possibile anche grazie ai bonus casa che consentono di spendere dal 50 all'85% in meno sui lavori realizzati. Tagliare la bolletta del riscaldamento, ma anche rifare il bagno, cambiare gli infissi, scegliere un nuovo modello di caldaia, non tutti sanno che si possono ridurre questi costi arrivando anche a sconti del 65%. C'è inoltre la possibilità di rendere la propria abitazione a prova di terremoto pagando solo il 15% dei lavori necessari, perché del restante 85% si occupa per legge lo Stato. I bonus casa, come dicevamo, sono una grande occasione perché concedono ai proprietari di abitazioni, appartamenti o ville la possibilità di detrarre delle tasse. Che ci sia quindi bisogno di rifare il tetto o migliorare il box out, c'è sempre uno sconto a disposizione. Ma come si ottiene questo sconto e vale anche per le parti comuni di un edificio? Durante l'incontro organizzato da Virginia Gambino Editore, il pubblico avrà le risposte a queste domande. Si tratta di un evento che sta facendo il giro dell'Italia, la cui partecipazione è gratuita. Basta iscriversi mediante il modulo che trovate sul sito www.casacondominio.net. Il programma è fitto, gli interventi sono curati da esperti e la lista dei coorganizzatori all'evento è di primo piano, comprende coloro che fanno parte dell'Associazione Italiana Amministratori e Condomini, del Consiglio dei Periti Industriali, del Comune di Sondrio, della CNA di Lario e Brianza e dell'ANCE di Lecco e Sondrio. Sicuramente le categorie più interessate alla partecipazione a Condominio OK sono gli amministratori di condominio, i proprietari di immobili, gli operatori del settore, architetti, geometri, ingegneri. Sono previsti interventi sulla nuova normativa per il settore delle costruzioni, sull'impatto degli impianti per il comfort del bagno, sulla porta del garage, sulla manutenzione programmata, sul sistema di permeabilizzazione di balconi e terrazzi. Si parlerà anche di come ottenere i soldi necessari per fare questi lavori, sottolineando il fatto che anche chi non ha i fondi necessari può utilizzare lo sconto fiscale del bonus casa. Peraltro, un'analisi realizzata recentemente per Condominio OK ha rilevato che a Sondrio e nella provincia ci sia un gran bisogno di riqualificare le case. Pensate infatti che Sondrio e provincia contano circa 150.000 abitazioni in gran parte obsolete. Secondo l'indagine condotta dal Centro Studi U-Trade, il 50,5% è stato costruito prima del 1970 e presenta dunque caratteristiche di scarsa o nulla rispondenza alle normative antisismiche ed energetiche. In sostanza si tratta di case ad alto rischio crollo nel caso di terremoto, che peraltro sprecano un sacco di energia che si traduce in alti costi in bolletta. Ancora qualche dato, il 30,4% delle abitazioni a Sondrio e provincia è stato costruito prima del 1990, anno in cui è entrata in vigore una legge che migliora la qualità delle costruzioni. Quindi anche questi edifici risultano essere inadeguati. Chi parteciperà a Condominio OK potrà porre domande e chiedere consigli ai tecnici e agli esperti presenti. Quindi mi raccomando, iscrivetevi in fretta sul sito perché i posti sono limitati. Tra gli esperti che parteciperanno ci sarà Umberto Anitori, ex segretario nazionale dell'ANACI, Associazione di Amministratori Condominiali, che abbiamo in collegamento telefonico. Signor Anitori, grazie per il suo intervento e benvenuto. Buongiorno a tutti i telespettatori. Stiamo spiegando ai nostri telespettatori com'è questo incontro che avverrà il 18 ottobre, perché è importante non mancare, quali sono gli obiettivi di Condominio OK. Diciamo che vogliamo coinvolgere e rendere consapevoli i condomini sulle opportunità che ci sono, che ci dà il governo con le detrazioni fiscali. E l'altro è quello di far risparmiare appunto sia per quanto riguarda le detrazioni e per quanto riguarda anche il risparmio effettivo, perché andando ad intervenire nelle ristrutturazioni si vanno a tagliare notevolmente, si può arrivare anche al 50%, i consumi del riscaldamento. Il secondo obiettivo principale è quello che andando a tagliare
gli sprechi energetici, andiamo anche a migliorare l'ambiente perché diminuiscono le emissioni. Abbiamo visto che nella zona di Sondrio questi interventi sarebbero davvero da fare. Sì, senz'altro. Il nostro centro studi ha potuto appurare che per quanto riguarda la provincia di Sondrio abbiamo il 50% degli immobili che risultano costruiti prima del 1970, quindi prima di qualsiasi legge sul risparmio energetico e sul contenimento dei consumi, e un altro 30%, cioè abbiamo l'81% degli immobili che sono costruiti prima del 1990, quando è entrata in vigore la famosa legge 91, che è quella che consentiva di intervenire sugli impianti centralizzati del riscaldamento. All'evento parteciperanno molti esperti, quindi sarà sicuramente un'occasione importante appunto per confrontarsi su tutti questi temi. A chi è rivolto particolarmente l'invito? L'invito è rivolto a tutti i condomini, in particolare poi ai professionisti del settore, che possono essere gli amministratori di condominio in primo luogo, ma anche geometri, ingegneri, architetti, perché nel convegno cercheremo di spiegare i tipi di intervento e quali sono le opportunità che la legge ci dà per poter far risparmiare notevolmente sia i vecchi condomini con le ristrutturazioni e che anche i nuovi condomini. Altro aspetto molto importante è che durante il convegno verrà spiegato come è possibile per molti condomini avere anche i finanziamenti, ottenere i finanziamenti per poter appunto accedere a questi interventi che spesso possono essere anche piuttosto impegnativi. Saluto il signor Anitori, grazie per essere intervenuto e vi ricordo che l'appuntamento è mercoledì 18 ottobre a Berbeno a partire dalle 13.30. Iscrivetevi sul sito www.casacondominio.net.